Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, visto che si può trovare comunque. Sì, davanti alle sue telecamere. Mi presento, beh, insomma, le telecamere anche lei. Dai. Sì, sì, ma noi... Mi presento l'assessore all'ambiente, Umberto Laurini. Salve. Se deve fare qualche domanda in più specifica. Salve, non c'è un mangio di spirito, sono sopra. Buongiorno, salve. Eccoci qua. Allora, ci sediamo, facciamo i piedi? No, i piedi, quindi siamo più dai, sì. Allora, io le avevo portato, no, sì, questo souvenir, sì, di Trieste. Sì, me l'ha già dato, grazie. Sì, 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 me l'abbiamo parecchio, insomma. Sì. E cosa avete trovato, allora, di queste polveri? Ma guardi, delle polveri le parla l'assessore. Quello che le posso dire io è che, come lei sa benissimo, gli interventi che sono stati programmati stanno portando ad una riduzione di tutte le emissioni, ad esempio la cappa di aspirazione della biglieria, no? In questo momento aspira 1100 kg di polveri al giorno, il che vuol dire che le polveri sono in sensibile riduzione. No, sulle stesse parole che avevo usato 3 mesi fa. Allora, andiamo al nuovo. Allora, se ha voglia di rispondere, certo, a queste domande. Benissimo. Allora, quando avete fatto questa analisi delle polveri? Abbiamo analisi delle polveri. Quelle che i vostri cittadini spazzano tutti i giorni sui balconi. Le stiamo analizzando nei terreni adesso, le stiamo analizzando a partire da quelle fatte nell'analisi 6 mesi fa dall'ARPA, che ha evidenziato sostanzialmente quali cose. Una percentuale rilevantissima di polvere di ferro, che sono quelle che consentono l'utilizzo delle carni per aspirare, che dimostra ancora una volta che l'elemento su cui noi stiamo mettendo particolarmente in essere la nostra vigilanza è proprio l'attuale gestione della piattaforma. Allora, queste polveri sono di questi giorni, prima che piovesse, quindi non è che adesso la situazione è questa, ci sono le polveri sui balconi, però queste polveri ci sono da decenni. Certo. Allora noi ci chiediamo come mai non ti vede solo adesso di analizzarle. Allora, io le posso tranquillamente rispondere. Innanzitutto le polveri non sono sempre le stesse, le polveri sono in calo. No, dica come mai vi siete sognati solo per analizzarle. Io le dico tutto quello che vuole, però lei l'altra volta mi ha fatto delle domande che riguardavano le centraline. Oggi, siccome le centraline evidenziano che il benzo pirene, che nel 2010 era il 6,5, negli ultimi 5 mesi del 2015 dello 0,8, e questo per effetto del fatto che l'impianto di aspirazione che è entrato in funzione garantisce un abbassamento dei livelli, come mai, in base a quale legge avete alzato il limite dei 50 a 70 sulla centralina? Non abbiamo alzato il limite dei 50 a 70. No. L'AIA prevede, siccome la centralina di San Lorenzo è una centralina industriale, diversa dalle altre, 80 metri ci sono le case degli abitanti. Certamente, infatti, come ogni qualvolta in quella centralina ci sono stati degli sforamenti, io per primo, non i miei colleghi precedenti, che lei non ha mai incontrato, credo, ho fatto delle ordinanze e conseguentemente ho fatto ridurre la produzione e ridurre le emissioni. Però lei ha bloccato le auto per 3 giorni? Le ordinanze? No, guardi, lei si deve informare meglio, perché quando io ho bloccato le auto, contemporaneamente ho fatto anche un'ordinanza sulla ferriera di Servo. E meno male, ci mancherebbe pure! Trovo che fosse giusto bloccare le auto. E come mai avete alzato questo livello da 50-70? Trovo che fosse giusto bloccare le auto, che fosse giusto tenere sotto occhio il riscaldamento e che fosse giusto fare l'ordinanza nei confronti della ferriera. Ma quale legge alzate la centralina da 50-70 se ci sono le case a 80 metri? Ma guarda, dai, posso rispondere. Noi abbiamo una rete ufficiale di misurazione della qualità dell'aria, a cui abbiamo inserito in più la centralina di San, che noi paghiamo come comune. Se lei può fare questi dati, perché noi possiamo dare anche alla Procura della Repubblica questi dati continui. E perché l'avete alzata a 50? Non esiste un innalzamento. La centralina non risponde dal punto di vista della gestione della salute pubblica per quanto riguarda le polveri sottili. Fatevi una ragione, abitate 80 metri dalla centralina San Lorenzo, quindi vicino alla ferriera, sono cavoli vostri, giusto? Noi misuriamo gli sforamenti oltre i 50, no? In ogni caso. E infatti la centralina rileva tutti gli sforamenti. Però se il limite è 70, mi scusi il sindaco. Io posso adottare delle ordinanze
come ho fatto in passato, ogni qualvolta ritengo ci sia un pregiudizio per i cittadini e quindi mi atterrò evidentemente a questo principio. Sono il primo sindaco che ha fatto ordinanze per ridurre l'attività della ferriera, l'ho fatto 4 volte in questi anni, prima non l'aveva fatto nessuno e i dati dimostrano che le ordinanze sono state efficaci. Se riterrò... Sì, ecco, le rispondo subito. Se riterrò... Le rispondo, se riterrò... Le ha risposto l'assessore su quella domanda. No, perché vi è venuto in mente solo adesso? Sono decenni che i vostri cittadini spazzano sta roba. Guardi, allora, noi possiamo consegnare, e poi lei se lo può verificare, un dossier completo sulle nostre azioni in questi 4 anni. Purtroppo dei decenni non possiamo rispondere, non possiamo rispondere. Sì, perché lei era alla regione. Noi possiamo e in regione cosa ha fatto da lei? Da 2 anni a questa parte. Cosa ha fatto lei in regione? Sì, ho capito, ma lei mi pare che quando io ero in regione il problema era la regione. Adesso che io sono il sindaco, il problema è il sindaco. No, è lei che scarica la regione sulla regione. No, io non scarico il barile, io sto dicendo esattamente quello che ho fatto. Ieri sera l'unica cosa che c'era è questa, è colpa della regione. No, sì. Lei non può mettere in bocca, lei mi ha chiesto l'AIA, io le ho detto l'AIA l'ha rilasciata la regione. Sì, ma con parere positivo del suo assessore all'ambiente, quindi lei. E lui le può spiegare a quali condizioni ha dato il parere positivo. Noi riteniamo che quest'AIA sia un'AIA adeguata a portare avanti il piano di intervento e conseguentemente a garantire progressivamente che quello stabilimento non sia più un problema per... Ma lei vede il futuro di questa acciaieria a Trieste? Ma io vedo in questo momento, quando non parliamo di acciaieria, l'acciaieria non c'è, parliamo... Siderurgico, Sì, un siderurgico con un laminatoio. Io vedo che in questo momento, in questa fase, se lo stabilimento dimostra di poter raggiungere gli obiettivi che gli abbiamo dato in termini di non inquinamento, può continuare. Se non ma il futuro di Trieste, secondo lei? No, guarda, il futuro di Trieste è fatto di tante cose, no? Però prima di pensare al futuro a medio e lungo termine di Trieste bisogna pensare anche al presente della salute, che ci stiamo pensando, e al presente del lavoro, perché ci sono centinaia di persone che lavorano lì. Ma lei ha letto i bilanci di Arvedi? Ma guardi, i bilanci di Arvedi io li ho letti, poi i bilanci bisogna leggere in maniera articolata, non per estrapolarne quello che si vuole. Ma cosa dicono i bilanci? Arvedi per il momento sta facendo degli investimenti di decine di milioni di euro. Sta facendo degli investimenti di decine di milioni bilanci, sta facendo degli investimenti di decine di milioni di euro e conseguentemente finché mantiene l'impegno a fare gli investimenti paga le retribuzioni, mi risulta che paghi le retribuzioni e finché porta avanti gli interventi e gli interventi risultano progressivamente essere efficaci, no? Evidentemente questo insegnamento, guardi, ma io non devo rispondere a lei come sono i bilanci di Arvedi. Ne parla la Commissione Industria Senato, ne parla il Ferracciai. Ma lei va a chiedere a Arvedi come sono i suoi bilanci, d'accordo? Ma lei l'ha letti? Sì, li ho letti, sì, ma lei non cambia ma lei non interessano i bilanci di Arvedi in questo momento, quindi non mi faccia questa domanda. Ma sui cittadini sì, perché se è il futuro di Trieste, un'azienda che è passivo, capisci che... Ma sa, le aziende sono in passivo, poi le aziende possono anche recuperare, possono andare in attivo, altrimenti lei cosa vuol dire? Che siccome un'azienda... In un mondo fantastico... Ma siccome, cosa vuol dire lei? Che siccome un'azienda è in passivo, il sindaco la deve chiudere, ma in che mondo sta vivendo lei? In un mondo fantastico? No, magari non ci punterei il futuro della città. Ma guardi, io punto il futuro su molte cose, punto il futuro del porto, punto il futuro attraverso la valorizzazione di Porto Vecchio, resta il fatto che quella è un'industria che dà lavoro a centinaia di persone, che deve dare... Riempiegate, tranquillamente con altri cittadini che abitano lì vicino e che si pippano i fumi della ferriera. Certamente, riempiegare una parola, trovare le risorse, gli investimenti, gli imprenditori perché le reimpieghino è un altro, non è così facile. I soldi pubblici che sono stati messi in questa azienda, guardi, forse credo, si potevano credo, anche reimpiegare. Credo sinceramente proprio di no. Bene? Credo che con quei soldi pubblici lei non riempiegava quei lavoratori. Francamente, e se lei sa leggere i bilanci sa benissimo che con quei soldi pubblici, che sono 41 milioni e mezzo di euro che servono per gli interventi di bonifica ambientale, lei non li impiegava in un nuovo progetto industriale centinaia di lavoratori. Non punterei semplicemente su un'azienda che ha un'età che è oltre un secolo, bella vecchia. Ma guardi, ma non è questione di puntare su un'azienda. Senta, ma lei intende il problema è che oggi c'è quell'azienda, sì, io intendo le candidate. Davvero? Sì. La rivedrò in campagna elettorale? Dopo anni! No. No? Strano. Assolutamente. Strano. Va bene. Grazie. Le do un po' di mano, grazie. I cittadini non le dicono grazie, sa? Quelli almeno che abbiamo sentito noi, quelli che abitano vicino alla ferriera. Guardi, i cittadini li sentiamo spesso. Sì, e lo abbiamo molto spesso. Non l'hanno mai vista la cosa che hanno inviato video. Facebook, tutti i giorni, vuoi vedere i video delle fumate che continuano? Guardi che l'altro giorno la
conosce benissimo di No Smog, ha riconosciuto pubblicamente sul piccolo che con il comune ha avuto un rapporto di dialogo, di informazione. Sancini non è Trieste, no, non è Trieste, Sancini è quella. La rappresentante dell'associazione No Smog, forse adesso per lei questa associazione non conta niente. Non è appunto di cittadini. Esatto, è una cittadina. Vuoi vedere il video delle fumate? No, sono loro perché li ho già visti. Ah, okay? Sì, dal vivo? Arrivederci. Dal vivo li sì, dal vivo, li ho visti anche. Vuoi vedere l'assessore? Io vivo a Trieste ogni giorno, sta lì, ci viene una volta. A Vista Ferriera? Sì, anche a Vista Ferriera. Ah sì? Sì, sì. Dov'è casa sua? Poi, dove è casa mia non ha importanza, vi posso dire che mio figlio abita vicino alla Ferriera. Va bene? Arrivederci. Però poi il documento ufficiale... Vuoi vedere lei il video? No. Vuoi vedere lei il video? No, lo riconosco. Riguardo. Un po' di materiali. Guarda, questo è pochi giorni fa. Un po' la... Così giusto per capire a che livello siamo in fumate, no? Perché se l'aspiratore funziona questa, bene, questa è una bella fumata gialla, no? Se in quando parlo, quando ha ragione, quando, quando parla... Poi ce ne sono marroni, sastre... ...in altro forno, questo è il mio io dentro due settimane. Ma e nel frattempo mi scusi, e le persone che abitano lì cosa fanno? Cosa vi vuol dire? E lei cosa fa? Lo chiediamo un giorno all'altro? Stiamo seguendo le risposte. Lei è assessore, risponde ai suoi cittadini, quelli che abitano lì che vedono le fumate. I cittadini lo conoscono perfettamente. E gli risponda. Stiamo seguendo una fase progressiva. Giro di Pasqua, sì. Cari cittadini, stiamo seguendo una fase progressiva di risanamento dello strumento che voi conoscete perfettamente. Il 25 di questo mese ci vediamo in settima circoscrizione e parleremo ufficialmente dell'AIA della Ferriera. Da quanti anni dite queste parole? No, perché si vanno a prendere le interviste vecchie, sono tutte così. Stiamo facendo gli interventi, non sue, il sindaco. Posso dare un po' di materiale, cosa c'è il documento? Sì, dopo lo prendo, lei mostra quel video, le mostra un po' di materiale nostro. Sì. Per giudicare anche un minimo di coerenza nostra. Parla le fumate, assessore. Se no, parla un comportamento nel tempo. Perché la fumata è una cosa che conosciamo. Ma sono anni meglio. Che questa gente respira questi fumi. Io posso parlare di 4 anni. Ho capito, sono 4 anni che parliamo di numeri, parliamo di numeri. E che cosa gli vuol dire a questi cittadini? Che oltre che stiamo facendo adesso, i cittadini faremo... sanno perfettamente sì. Che noi stiamo lavorando in questa logica. Abbiamo promesso una data per questo. Così. Non sono così certo, i cittadini sanno che noi stiamo lavorando, perché sono anni che è andata avanti così. Allora, ribadisco il parola se mi lascia dire una parola, perché il vostro modo di parlare, che gli altri esprimono al minimo, stiamo lavorando al fine di verificare che il completamento degli interventi realizzato nel dicembre 2015 comporti anche a livello di dati quelle misure che io adesso le do che riguardano gli ultimi giorni non disturbati dal pianura padano, che dimostrano chiaramente un progressivo miglioramento della situazione della qualità del pianura padano. Assessore, c'è Vazella, in un documento della conferenza dei servizi, dice chiaramente che le persone che stanno vicino alla ferriera non si potranno mai garantire la salute. Dice un'altra cosa, ma adesso vorrei spiegare un po' a lungo e lei non avrà il tempo che sta. Cosa dice? Guardate che quella i parametri dell'AIA non sono sufficienti per le persone che abitano lì vicine. Questo guarda, dice l'ASL. Lei conosce la nuova AIA? Sì, già la conosco. Le sto dicendo che la nuova AIA ha fatto un salto di qualità rilevantissimo. Innalzando da 50 a 70 la cittadina. Su, poi, è un buon segnale questo, vuol dire che sul resto va bene. Sì. Ma sì, allora, non c'è dentro la cosa che i due forni vadano contemporaneamente. Non c'è un piano di emergenza nel caso ci sia un pericolo, un'esplosione o qualcosa, i suoi cittadini non sanno dove andare. Noi vogliamo parlare al mondo dell'aria. Interno ed esterno, mi faccio capire, sono due piani di emergenza. Sì. Cosa fanno i suoi cittadini quando succede un'emergenza? Glielo dica. I cittadini a giorni riceveranno il giorno, signora, guarda, a giorni. Ragazzi, qui siamo sempre al futuro, a giorni, e portate pazienza perché questi sono i politici che vi rappresentano. Posso dare un po' di materiale o la cosa non è incompatibile? No, lo dia. Ultimi giorni, quando si eliminano le anomalie, tutti i valori del polvere 10 in tutte le centraline, anche quelle cittadine, sono... Ma ha piovuto, c'è stata la bora, cioè i suoi cittadini pregano il Dio che piova e ci sia la bora, sia sincero. Nel senso che non so che lei lavora su dati, assessore, io non ce l'ho con lei, sì, però lei deve anche vedere le condizioni meteorologiche, perché se piove c'è la bora, i suoi cittadini sono felici e contenti, si mettono in ginocchio e ringraziano il Signore. I dati sono talmente coincidenti. Coincidono proprio con la pioggia e con la bora.
Porca miseria, dai. Ci sono allora, stati sforamenti a 161. Scusa assessore, se gli sforamenti della media sono 161, quant'è il picco? Sarà 600. Ma guardi tutte le stazioni, quelle di città hanno le stesse valori di quelle industriali, come le cose vanno male. Attualmente, questo è un grosso risultato, capisce? Ma cosa dice spiegarlo adesso? Le do questo. Perché i venti arrivano fino a Muggia, arrivano fino in piazza del Municipio, pensate voi, non si creda che i funghi respirano sulla Serbola e a Valmaura. Vedo un po' di materiale. Arrivano fino a Capodistria. Vedo un po' di materiale, ma mi piacciono. Allora, si piacciono. Questo per lei, fatto apposta per lei. Grazie. È brevissimo, si capisce facilmente. Bene. Una relazione fatta per il Senato. 5 mesi fa. Leggiamo tutti i nostri dati sono tutti permessi direttamente in cultura della pubblica, sono stati occupati anche in audio, mi sono dati pubblici, non si preoccupi su questo. Gli ultimi dati della e l'ultima relazione fatta per merito del sindaco ha evidenziato gli ultimi interventi di risanamento sulla cuccheria e sulla cuccheria. Va bene, grazie, anche a lei, buon lavoro. Spero che rimanete servita anche questa parte qua, i dati positivi che le fate. Positivi, io sono sicuro. Sì, ma c'è la pioggia, noi lo sappiamo quando cala, lo vediamo, è online. Se posso. È la pioggia, è la paura. Ah, bello che giorni fa, è un sole bellissimo. C'è la pioggia, assessore. Poi sono giro che ti cambiano i correnti. Salve.